No, volevo dire che mi riferivo, mi sembra l'architetto che giustamente diceva, o non so se è stato lui, un coinvolgimento un po' più vasto, no? Questo probabilmente per vari motivi oggi non è facile da realizzare, però a mio giudizio ci può essere uno strumento che potrebbe essere fatto prima, durante o dopo, questo è da discutere, per coinvolgere praticamente tutta la popolazione, e dovrebbe essere un grosso questionario, no? Fatto magari di poche domande ma molto importanti, molto significative. Una elaborazione di questi questionari, quando torneranno, voi sapete che se arriva il 10% di risposte è già un successo, ma è molto indicativo il 10% di persone che rispondono, ecco, da lì può essere anche, possono venire tanti input proprio per il lavoro che devono fare i laboratori, perché coinvolgere poi, non è che noi possiamo costringere i giovani a venire, però magari un giovane è un questionario che orienta, dice quello che pensa, anonimo ovviamente, perché uno deve anche poter esprimere cose senza remore, no, di qualunque tipo, senza freni. Ecco, quindi io questa è una proposta che vi faccio e vorrei capire se lo ritenete opportuno e se può essere opportuno farlo addirittura prima che i laboratori partano, per avere già dei punti su cui iniziare a ragionare e riflettere su cose concrete che ci viene proprio dalla gente. Sono stati fatti dei questionari anche a voce, insomma le interviste da cui si è partito hanno dei numeri importanti anche, quindi voglio dire qualcosa in questa direzione c'è già stata. Questa è un altro spunto, però voglio dire quante sono state le interviste? Interviste, quindi con il tempo di diffondersi ed esprimersi, perché un questionario, poi un questionario anonimo con poche domande, forse lo compilano davvero anche tutti, magari con una sola casella da riempire. A volte mi viene un po' da diffidare dalle modalità più facilitate di partecipazione, però poi questa è una valutazione anche così fatta rapidamente. Indubbiamente prendiamo in considerazione anche questa idea, perché no?